Quest'anno sono i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, che è qui con noi a iniziare la camminata e quindi abbiamo modo anche di parlare del genio vinciano. Innanzitutto partiamo dal nome, Buriano. Non si è ancora trovata l'origine esatta di questo toponimo, ma si presume che sia addirittura preromano. È così citato già nel Medioevo ampiamente, infatti ad esempio il ponte si trova proprio Pons Buriani. Come lo vediamo oggi, Buriano o Ponte Buriano, come poi ha preso nome la località, è fatto di poche case, come vedete. Però prima della realizzazione della diga dell'Appenna sull'Arno, era una località molto più popolosa. La camminata di solidarietà è tornata a Ponte Buriano, un evento solidale visto che sostiene i progetti della fondazione Il cuore si scioglie Onlus. Il ritrovo è stato domenica alle 8:30 alla Cric di Ponte Buriano, partenza alle 9 con una camminata di un percorso di circa 10 km di facile esecuzione, una passeggiata da Ponte Buriano verso Piagge Cafaccio, Melicciano e ritorno, con la partecipazione di Marco Botti, Infatti giornalista però di arte e di bloccano storia la locale. Un distruzione appuntamento targato qualche decennio SociCoP dopo, però il Arezzo. ponte Noi a Buriano Ponte Buriano siamo molto felici di ospitare queste iniziative senza perché sono difficoltà ormai, diciamo, 40 anni che ci dedichiamo a promuovere quello che è il turismo di Ponte Buriano, quello che è il suo ambiente, perché vedo che poi, fra l'altro, finalmente comincia a dare i suoi frutti e la presenza di tutta questa gente oggi è veramente importante. Le camminate di solidarietà oramai sono una consuetudine per la sezione socio e per la cooperativa anche, perché appunto rappresenta uno dei momenti, diciamo, più conviviali, relazionali e di conoscenza del territorio che possiamo mettere in atto proprio come cooperativa. Ne facciamo due l'anno, in genere noi chiediamo la collaborazione, non ci serviamo assolutamente ai centri di aggregazione perché sono sempre molto ospitali. Ponte Buriano è una delle mete che abbiamo fatto diverse volte, questa penso sia la terza volta che siamo qui, proprio per il discorso paesaggistico che comporta e la collaborazione poi che danno, che è massima. Sono camminate abbastanza facili in modo che possano partecipare tutte le persone, insomma, dai più grandi ai più piccoli, e i contributi raccolti vanno alla fondazione Il cuore si scioglie per i progetti di solidarietà che attua. E sempre domenica Ponte Buriano è stata protagonista della visita di Robert Whitworth, il giovane fotografo e cineasta inglese che ha raccolto l'invito della Fondazione Arezzo in Tour per produrre un'opera originale su Arezzo con riprese in luoghi tipici della città per realizzare un filmato da presentare al mondo del web. In questi scatti vediamo proprio il suo arrivo a Ponte Buriano.